Angeli a Soverato si illumina d'immenso perché c'è un'iniziativa veramente carina, simpatica e particolare, Vintage Fest. E noi abbiamo qui Lucia Tetti, ho indovinato anche il nome, che ci spiega a noi anziani, ma a tutto il pubblico, di cosa si tratta. Allora, Vintage Fest è nata da una voglia di fare qualcosa di diverso a Soverato, qualcosa che ancora non era arrivato, e soprattutto la voglia di sfruttare questo bellissimo scorcio che abbiamo qui del Giardino degli Angeli. L'idea di farlo qui è del nostro vice sindaco Lele Amoruso, che devo ringraziare con tutto il cuore perché ha dato l'input e noi abbiamo reso grande un'idea che lui aveva. Quindi è nato questo Vintage Fest che include tutto il vintage, che poi non andiamo molto a ritroso perché vintage è anche 20 anni prima, quindi si parla anche del 2004 a questo punto. Quindi è aperto a tutti, è ingresso gratuito, e c'è il Vintage Market Calabria, nostri collaboratori per quanto riguarda il mercato di abiti, accessori, gadget, handmade, libri, tutto quello che concerne il vintage per quanto riguarda questo settore. E poi c'è il Vinyl Market, curato da Calabria Vinyl Market, da semplicemente dischi di Pietro Lo Scavo, della parte di Catanzaro. Quindi vendita di vinili, VHS, poster, cassette, vinili 33, 45 giri, tutto quello che concerne la musica. E per legarci alla musica, RWS, la radio di Soverato, che da 40 anni anima vi fa ballare ascoltando la radio, e quindi qui in diretta per il Vintage Fest, accompagnati da due DJ di eccezione che faranno selezione esclusivamente su vinile. Abbiamo Emilio Agosto, DJ anche della radio, e Daniele Giustra, che per l'occasione arriva da Reggio Calabria per farci entrare in altre atmosfere sempre vintage, che ancora a Soverato non erano arrivate neanche queste. Quindi una serata all'insegna del divertimento, del relax, e per gustare inoltre le proposte di tutti i nostri partner, perché i ristoratori sono stati hanno accolto molto volentieri questa nostra iniziativa e hanno voluto partecipare, offrendo promozioni e sconti per tutti quelli che verranno qui e ritireranno presso il desk di RWS questa vintage card, che gli permetterà di usufruire degli sconti. E chiamandomi Giorgio, non potevo non intervistare Giorgio Entrieri, che mi ha detto che però prima è stato detto tutto. Io sono particolarmente interessato al ramo vinili. Io ce ne avevo tanti da giovane, li ascoltavo. Esistono ancora? Esistono ancora, sono tornati di gran moda, è una passione. Penso che ognuno di noi ne abbia alcuni a casa, e invece di lasciarli abbandonati in una panca si possono anche portare qui, perché i ragazzi semplicemente dischi li scambiano, li acquistano volentieri e gli daranno nuova vita. Breakfast in America dei Supertramp. Però volevo capire, questo DJ set che cos'è? Non è altro che una scelta di dischi dalle atmosfere vintage, quindi sonorità sia italiane che internazionali, che faranno fare un po' una carrellata all'interno del mondo musicale con varie atmosfere, quindi un clima in pieno stile retro, che farà ballare, ancheggiare e divertire un po' tutte le età, perché anche noi più giovani amiamo comunque la musica dei tempi che furono. E un'altra anima importante di questo Vintage Fest è Giorgia Entrieri. Giorgio, con Giorgia non potevamo non intervistarla. Allora, mi racconti cosa succede qui, perché so che anche gli anziani possono ballare, divertirsi, vedere vinili. Assolutamente, qui non ci sono giovani, non ci sono anziani, qui c'è soltanto accoglienza, divertimento e rilassatezza. Il senso è quello dello stare insieme, del lasciarsi trascinare un po' da queste sonorità, da questi oggetti, da quell'abbigliamento, dall'ampia scelta di vinili, di dischi. Insomma, una serata all'insegna del relax, del divertimento e anche del buon gusto. Non a caso siamo di fronte a diversi partner che offriranno comunque un'ampia scelta food e drink, e poi dall'altra parte c'è uno splendido mare, insomma, più di così. Perciò è riappropriarsi di un angolo di Soverato molto bello, il Giardino degli Angeli, che ha di fronte il mare e che quindi è un po' un paradiso vintage ma anche moderno. Assolutamente sì, è una location importante perché comunque prende questo nome come segno di commemorazione per quella che fu una tragedia di cui, insomma, purtroppo abbiamo tutti in memoria, però è un modo anche per fargli vivere una leggerezza nuova, quindi dargli un'altra veste e cercare di portare un po' di entusiasmo.
E per entrare ancora più nel vivo di un'organizzazione veramente quasi perfetta, chiediamo a Chiara Staropoli come si gestisce tutto ciò e cosa sta succedendo. Allora, noi siamo stati invitati dagli amici di Radio Valentina Soverato per il Vintage Market Calabria. Siamo diversi espositori che veniamo da diverse parti della Calabria, c'è chi viene da Catanzaro, c'è chi viene da Cosenza. Siamo qui ad esporre handmade, vinili, abbigliamento, tutto vintage, tutto selezionato. Quindi qualità di alto livello, e alle 6-7 di pomeriggio, invece di andare a mare, tante persone stanno scegliendo voi. Assolutamente sì, assolutamente è una bellissima situazione, vediamo che la gente del posto ha apprezzato tantissimo la nostra iniziativa, infatti speriamo di riproporla presto, prestissimo, di essere di nuovo qui a Soverato. E un'ultima battuta, tra tanti stand, escluso il cronista, qual è la cosa più vintage che c'è? È una bella domanda, però è difficile. Voi avete tante bellezze vintage. Tante bellezze vintage, abbiamo tante cose ricercate, abbigliamento, accessori, c'è un po' di tutto, i vinili che sono sicuramente un qualcosa che bisogna avere a casa, e poi c'è tanto handmade, roba artigianale fatta veramente con molta qualità e con molta cura da parte dei nostri espositori. Il PIL italiano cresce, ma poco. L'industria è ancora debole e le attese sono fiacche. È il quadro delineato dal Centro Studi di Confindustria nella congiuntura flash di luglio. Il fatturato del manifatturiero ha recuperato ad aprile, ma si rileva una lieve flessione a maggio dello 0,4%. Si registra una fase di mercati calmi che, di fronte a una lenta discesa dei tassi, si aspettano solo a settembre il primo taglio della Fed e, dopo l'estate, un secondo taglio dalla BCE. Le borse europee non mostrano scossoni nell'ultimo mese, ma sono deboli, mentre quella degli Stati Uniti è in crescita. Per i consumi si parla di uno scenario favorevole. La propensione al risparmio è salita, più delle attese, perché i consumi delle famiglie sono cresciuti molto meno del reddito reale. Il risparmio appare ora normalizzato e, in prospettiva, la spesa delle famiglie potrà crescere come o più dei redditi, grazie anche a un costo del credito in lento calo e una fiducia delle famiglie risalita a giugno per il secondo mese di fila. L'export italiano di beni è cresciuto ad aprile, ma calato nei mercati extra UE a maggio, con prospettive negative per l'estate, secondo gli ordini manifatturieri esteri in giugno. Deboli anche le indicazioni qualitative per gli scambi globali. Sono 507.000 i contratti di assunzione offerti dalle imprese a luglio, in flessione di oltre il 13% rispetto allo stesso mese del 2023. Soprattutto al centro e al nord-est. In calo la domanda di lavoro anche nel trimestre luglio-settembre, 1,3 milioni, mentre si attesta al 48,4% la difficoltà di reperimento dei profili ricercati, dovuta prevalentemente alla mancanza di candidati. A delineare questo scenario è il bollettino del sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A luglio l'industria ha in programma di assumere nel suo complesso circa 135.000 profili. Il comparto del manifatturiero è invece alla ricerca di circa 88.000 lavoratori. Nel settore dei servizi è il turismo a offrire le maggiori opportunità di impiego, seguito dal commercio e dai servizi alle persone. Tra le professioni di più difficile reperimento, gli operai addetti a macchinari dell'industria tessile e delle confezioni e gli operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni. Proteggere la Palestina, un corso di formazione per la conservazione del patrimonio culturale al servizio dell'istituzione accademica palestinese e della comunità locale. È questo uno dei progetti sostenuti da Pro Terra Santa, associazione che opera in Medio Oriente sin dal 1999. I responsabili, ci spiega Carla Benelli, storica dell'arte e coordinatrice dei progetti di Pro Terra Santa a Betania, strada facendo, hanno capito l'importanza di coinvolgere la comunità locale, soprattutto in presenza di un conflitto quasi centenario che fa soffrire tutti.
In questi anni sono riusciti a coinvolgere i giovani universitari, i bambini delle scuole locali e le donne, cercando sempre di essere ponte tramite l'educazione e provando a fare un passo avanti nella conoscenza e nel rispetto dell'altro. Ci mancava la fascia più difficile, quella adolescenziale, e per affrontare questa fascia, che è decisamente molto complicata, sono venuti in aiuto questi colleghi della Università di Torino e abbiamo avviato questa attività di archeologia sperimentale, quindi lavorare con i giovani, con gli adolescenti, avvicinandoli già da giovanissimi alla loro storia. E per celebrare la conclusione del corso, il 3 luglio, una quindicina di adolescenti tra 12 e 17 anni hanno ricevuto gli attestati di partecipazione. Presenti i parenti e i professori e anche le autorità cittadine, come il sindaco Khalil Abu El Resh, oltre ai collaboratori del Mosaic Center di Gerico, la signora Muntaha Krie, rappresentante del Dipartimento delle Antichità Palestinese, e i professori dell'Università di Torino, Chiara Lebole e Giorgio Di Giangi. Beh, è stato molto importante perché noi siamo abituati a studenti che hanno la fortuna di vivere in un paese senza problemi, ma si creano i problemi. Questi ragazzi hanno la sfortuna di vivere in un paese che non le lascia la libertà di uscire, di fare quello che desiderano, e affrontano il lavoro, le novità in maniera estremamente entusiastica. Al di là della tecnologia, stare insieme e lavorare insieme fa bene, un bene che aiuta nelle giornate di arduo lavoro e che aiuta anche a creare dei bei legami di amicizia. Qualunque cosa che abbiamo fatto ogni giorno erano sempre con il sorriso. Questo è bello perché con tutte le sfortune che hanno, magari come diceva lei, di stare qua perché hanno dei limiti, però sorridono sempre. Io ricorderò sempre questo sorriso che ho avuto, e secondo me io ho dato a loro delle cose, ma loro sicuramente hanno dato a me tante cose. Un momento anche per ricordare Osama Hamdan, ideatore di questo progetto. Insieme si possono costruire belle cose e utili alle persone. Lo ricordo sempre con grande amore, proprio perché lui era proprio la persona positiva per eccellenza. Lui è stato un insegnamento per tutti i giovani, bellissimo. Diceva, siamo nati per vivere e per avere tutte le stesse opportunità. And I want to thank this program for teaching us and helping us. Vorrei ringraziare questo programma che ci ha insegnato e aiutato a imparare nuove cose sul nostro patrimonio. Per noi palestinesi è molto importante conoscere il nostro patrimonio e proteggerlo affinché non svanisca o scompaia. Ho imparato moltissimo, come ad esempio lavorare la ceramica, creare oggetti e anche accendere il fuoco con delle risorse naturali, come avveniva in passato. Which were very famous in the old days. I racconti evangelici delle ammonizioni di Gesù sono sempre molto vivi. Egli non usa mezzi termini, si percepisce l'impeto che lo spinge a usare delle parole forti per scuotere l'animo di chi lo ascolta. Nei suoi insegnamenti Gesù ci ha fatto conoscere un Dio Padre che ci viene incontro, che perdona i nostri peccati e con il nostro poco compie dei segni prodigiosi. Questo ci dà conforto, ma oggi Gesù ci mette in guardia. Forse Dio ha perso molto tempo con noi e questo ci ha convinti che potevamo continuare come prima, tanto la prerogativa di Dio è quella di riprovare con noi all'infinito, di aggiustare le cose, di comprenderci, di perdonarci. Un simile ragionamento non è un atto di fede nel suo amore, ma uno dei peccati più gravi che possiamo compiere. La teologia lo chiama presunzione di salvezza.
che tradotto significa che intendiamo Dio come uno che ci salverà comunque, anche se noi continuiamo a fare il nostro comodo, magari per tutta la vita. Con le sue parole dure contro le città che non si sono convertite, Gesù non vuole farci paura, ma vuole spingerci ad avere una fede più adulta, una fede più consapevole che il nostro agire non è senza conseguenza. Una fede che ci dice che è la grazia di Dio a salvarci, a patto però che noi siamo disposti a fare tutto il nostro possibile. E in che cosa consiste il nostro possibile? Nella conversione, carissimi, cioè nella fatica di cambiare mentalità, pensare diversamente, di guardare le cose diversamente, quindi scegliere diversamente. E diversamente come? Diversamente alla maniera del Vangelo. La vera domanda non è se oggi abbiamo sbagliato o meno, ma se oggi abbiamo deciso di cambiare mentalità o continuiamo ad oltranza con la mentalità di prima. Buona e santa giornata a tutti.